eliminata la Usappel, quindi le due grandi rivali sono rimaste solo a battersi per il successo. Dario, Sara Arruzzo, Simeoni, Rosellini, Valenzo, Sara Simeoni e Rosmarie Ackermann. Torino, Gorin, Salvador. Quindi questa gara Verona, del salto in alto che Nani, ripetiamo Firenze, è forse la gara più elevata, anche più importante Roma, di quella disputata alle Olimpiadi. Spinoso. Diciamo pianta, conferma ma... la progressione della specialità. Ed ecco 1,99. Sara Simeoni lo supera al primo tentativo, 1,99, non sa trattenere la piena soddisfazione, primo tentativo 1,99, ed ecco la rivediamo raggiante, era parsa molto tesa dopo l'esito positivo del salto dell'Ackermann sull'1,97. La Simeoni aveva avuto un attimo di incertezza ma ha recuperato prontamente, dimostrando straordinaria freddezza, padronanza assoluta. 1,99 è la seconda misura di sempre dopo il 2,01 che è l'attuale. Papà, ma Castellini non è più al Torino, a chi è stato venduto? Sì, ci ricorda qui Monetti, il nostro collaboratore, che si sta gareggiando da circa 3 ore, quindi pensate anche la tensione nervosa per 3 ore. 2,01, primato del mondo, superato, ha eguagliato per la seconda volta il primato del mondo. Ad un mese di distanza Sara Simeoni si ripete sulla quota di 2,01. Straordinaria impresa di Sara Simeoni. C'è molto entusiasmo, dobbiamo dire. Tutti i colleghi vicino a noi si complimentano, noi non abbiamo nessun merito, soltanto quello di riferire e raccontare questa impresa straordinaria che, dopo la vittoria di Mennea ieri sui 100 metri, la medaglia d'argento di Ortis sui 10.000 metri, rappresenta un successo al di là di ogni previsione per l'atletica azzurra. Gentili telespettatori, siamo in diretta da Praga per gli europei di atletica leggera. Mentre Sara Simeoni si sta riscaldando, vediamo un altro saltatore che sta saltando. Prende la rincorsa. Peccato, non è stato capace. Ed ecco che Sara Simeoni fa mettere il salto a 2 metri di altitudine. La vedo molto tesa e molto concentrata. Ecco Sara Simeoni che si sta preparando per il salto. Ed ecco Sara, prende la rincorsa Sara Simeoni. Ed ecco 1, 2, 3, via! Eccezionale il volo di Sara Simeoni. Bravissima Sara Simeoni. Bravo Marco, brava Simeoni. Ciao Andrea, hai finito il tuo allenamento? Sì, ho finito adesso, vieni a casa. Mi fai vedere le scarpette e la maglietta? Piacerebbe anche a me venire ad allenarmi, in atletica e in salto. Fatti accompagnare da tua sorella alle iscrizioni della SISPO. Chiedilo tu a mia madre. Va bene, andiamo. Buongiorno, mi scusi, anche se nella mia famiglia nessuno è dipendente Fiat, potrei lo stesso iscrivere mio figlio alla SISPORT? Certo signora, la SISPORT è aperta a tutti, non solo ai figli dei dipendenti. Infatti dai nostri impianti usufruiscono anche le scuole pubbliche, non c'è nessun problema. Un bambino di 9 anni, che sport potrebbe fare? Beh, un bambino di 9 anni può fare atletica leggera, calcio, canottaggio e canoa, ciclismo, mini basket, nuoto, pallavolo, patinaggio su ghiaccio, tennis, tennis tavolo, ginnastica ritmica moderna. No, no, mi scusi, questa è solo per le bambine. E quanto durano questi corsi? Praticamente coincidono con l'anno scolastico. Io voglio fare quello che fa Andrea Ferrero. Ecco, come l'avete indirizzato ai 100 metri? Andrea Ferrero, hai detto? Sì. Beh, innanzitutto dalla sua scheda personale di valutazione fisiologica e psicologica abbiamo rilevato che era portato verso specialità di scatto piuttosto che di resistenza o di potenza. Poi gli piaceva fare atletica e dai test effettuati abbiamo appunto notato che effettivamente i migliori risultati li otteneva nella velocità. Il bambino è nato a Torino, signora? Sì, a Torino. Giorno, mese, anno? Dunque, il 5-9 del 1968.
E mi dica, il bambino ha fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie? Naturalmente, dottore. Ebbene, adesso il bambino sarà sottoposto a una serie di esami e se risulterà idoneo verrà avviato all'attività natatoria, durante la quale verranno effettuati altri rilevamenti per indirizzare il bambino verso la specialità a lui più congeniale. Quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno. Erano 22. Ne manca uno.
abbiamo cercato dappertutto. Quando sei vestito devi aspettare gli altri nella hall, non andare dove ti pare, hai capito? Adesso andiamo su, che stanno aspettando tutti te. Dai, cerca di camminare un po', che è tardi. Se mancano ancora 2 ore al mio turno di nuoto, si può sapere dove andiamo, eh? Ehi, hai visto? C'è anche Andrea. Adesso capisco perché avevi tutta quella fretta. Ciao. Ciao. Ciao, Andrea. Marco, oggi c'è una sorpresa per te. Guarda lassù, la vedi quella signorina seduta sulle gradinate? Oh, ma è Sara Simeoni. Ciao, ma lo sai che salti proprio in alto? Ti ho visto alla TV. Ma dimmi, come si fa a diventare campione? Per diventare campione è molto difficile, sai. Pensa che io sono quasi 12 anni che faccio atletica e i risultati migliori li ho ottenuti adesso. Fai degli allenamenti duri? Beh, abbastanza, sai. Mi alleno tutti i giorni, nel periodo invernale, che è il più faticoso, anche 2 volte al giorno. Poi, mano a mano, quando ci sono le gare, allora diventa meno pesante, qualche volta a riposo anche. Ad ogni modo, per fare questi allenamenti pesanti ci si arriva piano piano. Le prime volte che andavo in palestra hanno visto che riuscivo bene a fare determinati esercizi, che avevo elevazione, e allora la prima gara che ho fatto è stata saltinata. Tra l'altro è stata una gara fortunata perché ho fatto il record della categoria ragazzi. Cosa si prova quando si vince? Beh, quando si vince si è molto contenti perché la vittoria è il premio di tutti i sacrifici che hai fatto. Cioè, ti devi allenare molto, ogni giorno, con fatica, e quindi quando riesci a raggiungere quello che ti sei prefissato è una cosa molto bella e che dà tanta soddisfazione. Per questo fatto è molto importante avere alle spalle una società importante come ad esempio per me l'Iveco, perché mi dà una certa tranquillità, soprattutto per il futuro. Cioè, mi posso allenare tranquillamente adesso, se voglio arrivare a migliorare, a fare altri risultati, e poi una volta che smetterò, probabilmente avrò sempre qualche cosa da fare, nel campo sportivo, per esempio. Ma perché in Italia ci sono così pochi campioni? Ma io penso che soprattutto sia per la mancanza delle strutture. Infatti da pochi anni l'atletica è seguita e fatta ad un certo livello, anche perché un po' siamo cambiati anche come mentalità. Abbiamo deciso di allenarci tutti i giorni, cosa che non si faceva prima, e quindi con i risultati sono sorti nuovi impianti e speriamo che in questo modo si riesca a trovare ogni anno atleti più forti invece che affidarsi su casi isolati come è successo fino adesso. Anche tu ti sei iscritta alla C-Sport da bambina? Purtroppo quando ho cominciato io la C-Sport non c'era ancora. Thank you.
sai che la Simeoni è molto simpatica e mi ha spiegato come si fa a diventare campioni. Vuoi conoscere anche una campionessa di basket? Certo, mi piacerebbe vedere una partita. Perché non mi ci porti? Chiedilo tu a mia madre. Come no, posso provare. Portiamo anche tua sorella. D'accordo, però mi compri anche le figurine. E va bene. Silvia da Prato. Ci siamo iscritti lo stesso anno alla SISPA. Oggi gioca in Serie A. Comincio ad allenarmi come un matto, sai perché? No. Perché agli assoluti di atletica voglio vincere. E voglio vincere solo per te. Mi piacerebbe vederti in gradinata che mi applaudi. E dopo che ho vinto, vengo a salutarti e a riempirti di baci. Piantala di fare il ragazzino. Attento, Marco ci vede. Ma cosa vuoi che veda? È un bambino. Ah, ecco che arriva la mamma. Su, dai, andiamo. Guarda come sei sudato. Ciao, mamma. Signora. Lo sai che abbiamo vinto? Lo sai, sì, che ha giocato anche vero? La Silvia? Era la prima volta che giocava in squadra e ha fatto un canestro eccezionale. Sai come ha fatto? Guarda, ha preso la palla che gliela passava la Gurlin e ha schiacciato a canestro. Sì, Marco, fortissimo. Ma adesso vieni, il resto me lo racconti a casa, eh? Salite, forza che andiamo. Mamma, lo sai che Andrea si è fidanzato con Paola? Io sono contenta. A che ora vai a nuoto domani? Alle 6. Mamma, io voglio diventare un campione e voglio vincere per te. Poi vederti in gradinata e riempirti di baci. Thank you.